Ciao ragazzi, bentornati nel nostro garage, ma soprattutto bentornati nel nostro canale YouTube. Oggi siamo qui per parlare di abbigliamento termico riscaldato. Io ho acquistato tutto l'equipaggiamento Macna, iniziando dalla giacca, pantalone, calze e guanti. Gli accessori, diciamo, questo tipo di abbigliamento è molto fondamentale, molto importante per affrontare dei viaggi invernali, quando si affrontano delle strade o degli itinerari dove veramente andiamo incontro a temperature molto basse. Quindi per questa occasione ho deciso di acquistare per la prima volta l'abbigliamento riscaldato. Allora vi faccio vedere più o meno di che cosa si tratta, come funziona, iniziando dalle calze. Queste sono le calze Macna. Le calze hanno un pulsante, questo qua, per accendere le calze. Queste tre righe sono indicatori di batteria, perché si possono acquistare separatamente delle batterie e metterle all'interno della tasca. Si collegano in questo connettore e si posiziona la batteria all'interno della tasca. Ovviamente le batterie sono ricaricabili. L'abbigliamento, come anche le calze, è dotato del Bluetooth. Questo vi permette di collegare e gestire l'abbigliamento tramite l'app dedicata. Io utilizzerò tutto l'abbigliamento senza batterie, quindi collegherò tutto l'equipaggiamento sull'alimentazione della moto. Infatti le calze verranno collegate al pantalone. Questo è il pantalone, anche questo ha il pulsante, stesse tipologie delle calze. Nella parte sotto vi è un connettore dove collegare le nostre calze. Nella parte superiore abbiamo un altro connettore dove si collega o la batteria, che gestisce sia il pantalone e le calze, o direttamente collegarlo alla moto con un cablaggio dedicato. Vediamo adesso i guanti. Ho acquistato questa tipologia di guanti, devo dire che sono molto morbidi, sono resistenti all'acqua, quindi sono waterproof. Anche queste, stessa tipologia, pulsante di accensione, indicatore di batteria, e da qui si possono impostare anche i livelli di temperatura. I guanti, come le calze, hanno il suo connettore dove si può collegare la batteria, acquistabile separatamente. All'interno dei guanti c'è anche una tasca dove posizionare la nostra batteria. Anche in questo caso collegherò i guanti nella giacca, che è questa. Questa è la giacca. La giacca anche ha il suo pulsante per l'accensione. Nelle maniche c'è un connettore, dove sta? Eccolo qua. Questa è la manica e questo è il connettore dove verrà collegato il guanto, sia a destra che a sinistra. Nella parte sotto la giacca ha un ulteriore connettore, vi faccio vedere, eccolo qua. Un ulteriore connettore dove si può collegare o la batteria, che alimenterà sia i guanti che la giacca, o direttamente alla moto. Per collegare tutto alla moto ho acquistato questo cablaggio. Questo è il connettore dove verrà collegato l'abbigliamento, gli occhiali che vanno a batteria della moto, e poi c'è anche un portafusibile, fusibile per la protezione. Un altro cavetto importante che ho acquistato è questo qua, è una semplice T, dove qui verrà collegato l'impianto che va in batteria alla moto. In questo connettore posso collegare o la giacca o il pantalone e viceversa, in modo tale da poter alimentare tutto l'abbigliamento direttamente nella moto. Come vi dicevo prima, tutto l'abbigliamento ha il Bluetooth, pertanto si può associare sia la giacca, il pantalone, guanti e calze all'app dedicata, che vi permetterà di gestire sia le temperature, ma se non sbaglio, lo vedremo dopo, anche l'accensione e lo spegnimento. Quindi adesso monteremo il cablaggio sulla nostra moto e poi magari alimentiamo tutto l'abbigliamento e configuriamo, associamo tutto, diciamo, l'equipaggiamento sullo smartphone. Mettiamoci al lavoro. Bene ragazzi, collegheremo il nostro cablaggio direttamente in batteria. Questa è la mia moto, la Desert X. La moto ha anche una presa 12 volte sotto chiave nel sottosella. Questa proprio viene utilizzata per l'abbigliamento termico. Quindi adesso magari poi per il momento collegherò tutto in batteria, però l'idea è collegarlo direttamente sulla presa 12 volte, in modo tale da poter sganciare e agganciare l'impianto direttamente quando ne ho bisogno. Quindi adesso colleghiamolo in batteria e poi facciamo il nostro test.
intasato la giacca, adesso la colleghiamo al nostro cablaggio che è collegato alla moto. Allora, il connettore eccolo qua, perfetto, non so se riuscite a vedere, adesso accendiamo, si tiene premuto, sta facendo la ricerca, non so se riuscite a vedere, vediamo con lo smartphone se riusciamo ad associarlo. Configura nuovo prodotto, tutta la page, vediamo, l'ha trovato, connetti, ok, questa è la giacca, da qui si imposta, adesso è in pausa, livello 1, 2, sto già gestendo la giacca dall'app, quindi, se guardate cambia il colore, seleziono, ecco guardate, seleziono la giacca dall'app, adesso è in pausa, spegni, adesso l'ho spento, che facciamo una cosa, indossiamo tutto e facciamo un giro in moto, ci state? Vai! Allora ragazzi, ho associato tutti i dispositivi, quindi i due guanti, non so se riuscite a vedere sullo smartphone, eccolo qua, quindi ho associato i guanti, le calze, la giacca e il pantalone, il numerino che vedete 4 è l'indicatore di temperatura, adesso i guanti stanno a 4, questa calza la posso selezionare e metterla a 4, quindi le due calze stanno a 4 come temperatura, la giacca a 3 e il pantalone vediamo a 4. Allora devo dire che i guanti si percepisce bene il calore, nella giacca un po' di meno, vediamo, alziamola a 4, ok, vediamo come va, adesso facciamo un bel giro in moto, ci sono comunque 10 gradi, quindi non è che faccia tanto freddo, però ci serve giusto per capire se effettivamente questo tipo di abbigliamento è efficace o meno. Allora c'è un piccolo problema che ho riscontrato, che collegandolo alla moto, quindi magari può capitare che si scende dalla moto, quindi stacchi l'alimentazione, e quando si risale su, quindi ricolleghi di nuovo l'alimentazione, ahimè bisogna accendere dal pulsante tutto l'abbigliamento, perché altrimenti l'app non visualizza, non accoppia il dispositivo, non accoppia l'abbigliamento. Questo è un po' difficoltoso perché ovviamente ogni volta che sali ti devi accendere il pantalone, la giacca, i guanti, le calze, quindi questo è un po' fastidioso. Cioè, poteva essere una cosa utile che una volta alimentato l'abbigliamento si accendeva almeno tutta la parte Bluetooth. Allora percepisco adesso nella giacca calore bello piacevole, nella schiena, nel petto, i guanti veramente caldissimi, il pantalone anche inizia a sentire un po' di calore nelle cosce. Le calze sento poco calore, ma probabilmente perché l'ho accese da poco e quindi diciamo non sono ancora arrivati a temperatura. Premesso che la giacca e il pantalone hanno al loro interno una membrana in alluminio che fa da isolante. Quindi oltre anche al calore della resistenza che è all'interno dell'abbigliamento, c'è anche questo strato di isolante che è molto utile. Vi devo dire che indosso la giacca solo con la t-shirt e poi ho messo il giubbino e si sta benissimo. Ovviamente se si affrontano temperature molto più basse
sarebbe opportuno magari mettere anche una maglia termica sotto. Adesso saliamo un po' di quota, così magari la temperatura si abbassa un po' e vediamo com'è la risposta. I guanti, un bel calore piacevole. Allora adesso ci sono 5 gradi, i guanti perfetti, ottima la risposta nel calore. I guanti sono perfetti, guardate la temperatura adesso sta al massimo. Da qui possiamo mettere in pausa, possiamo mettere tutto e da qui possiamo accendere nuovamente tutto. L'unico problema, come vi dicevo prima, è che una volta staccato il cavo di alimentazione dalla moto e viene ricollegato, perché magari scendiamo a fare rifornimento, andiamo a prendere un caffè o altro, dobbiamo necessariamente accendere tutti i pulsanti uno per uno. Diciamo che la giacca e pantalone è facile, i guanti è facile accenderli, ma le calze inizia a essere un po' difficoltoso, perché bisogna capire effettivamente dove sta il pulsante. Sento da fermo, si sente il calore della giacca e anche del pantalone. I guanti, anche in movimento, si percepisce calore. Bene ragazzi, abbiamo terminato questa breve recensione, o meglio abbastanza lunga direi dai minuti del video. Devo dire che i guanti rispondono molto bene per quanto riguarda il calore, si percepisce molto bene il calore nelle dita, nel palmo della mano, sopra la pianta, insomma tutta la mano si è abbastanza riscaldata. Devo dire che il guanto è molto morbido, quindi non è di impaccio quando bisogna schiacciare leva, frizione o freno, o quando si usano i comandi sulla moto. La giacca e pantalone, devo dire che adesso percepisco un po' il calore, forse magari quando si è più in movimento ad alta velocità magari un po' di meno, però vanno bene. Anche le calze, devo dire, stanno andando abbastanza bene, mi tiene il piede abbastanza caldo, quindi direi che è un buon acquisto, ma soprattutto sono molto più contento per i guanti. I guanti veramente tanta roba. Credo che acquisterò magari le batterie da utilizzare solo con i guanti, oppure magari utilizzerò la giacca e i guanti, perché magari non uso spesso il pantalone. Però ripeto, se voglio affrontare un viaggio più importante, perché l'idea era fare Christian Rally, purtroppo è saltato per quest'anno, ma spero di andare il prossimo anno e quindi ho già tutto l'abbigliamento pronto. Vi invito ragazzi a iscrivervi sul nostro canale, mi farebbe molto piacere. Vi saluto, ciao, alla prossima.